Circa 30 anni fa, per parlare di giovani e promesse del calcio, Francesco De Gregori scrisse la canzone La leva calcistica del 68, Il ragazzo si farà, penso che la conoscete tutti, ma oggi per parlare di giovani e promesse del calcio dobbiamo parlare della leva calcistica 98-99 ed è qui ospite nella nostra pagina sportiva del nostro telegiornale una di quelle promesse. Noi speriamo che si farà e si farà bene, anche perché insomma sta dando già degli ottimi risultati. Si chiama Francesco Dragone, è del dicembre 98, quasi 99, ed è una giovane promessa degli allievi del Novara, una squadra seria, una società seria, una società del Nord, una società che investe sui giovani ed ha investito anche su Francesco. Innanzitutto Francesco, grazie per essere in nostra compagnia. Sei accompagnato da papà, non è una cosa che facciamo così perché è anche giusto che i genitori seguano i loro figli. Vogliamo parlare del Novara. Innanzitutto, voi avete vinto qualcosa di importante quest'anno, giusto? Sì, ma noi non dovevamo partecipare a questo campionato. Noi ci siamo preparati per affrontare il campionato allievi Serie A e Serie B, perché in Novara non si sapeva se restava in B oppure scendeva in Lega Pro. E poi alla fine si è saputo che Novara è sceso in Lega Pro e Avete il partecipato? nostro obiettivo era vincere quel campionato. E l'avete vinto. Sì. E poi c'è stata, diciamo, anche, diciamo, una Supercoppa con la Roma, che ha Sì, vinto ha a vinto sua la volta Coppa. il campionato di A e Sì. B. Una partita che però avete perso. Eh sì, è C'è un po' di differenza. sempre la Roma. Francesco, tu in che ruolo giochi? Centrocampista avanzato. Centrocampista avanzato. Francesco, sei arrivato lo scorso anno a Novara, in questo centro sportivo che si chiama Novarello. Come ti sei trovato? Che tipo di accoglienza hai avuto? Com'è la società? Che cosa fate, diciamo? Mi sono trovato molto bene perché anche il direttore, tutte le persone che ci stavano intorno, anche soprattutto le persone della prima squadra, ci hanno aiutato moltissimo, soprattutto a noi ragazzi che siamo molto lontani da casa e cioè, ci hanno aiutato a unire il gruppo del convitto, a stare tutti uniti e è un bellissimo centro che Dove c'è di tutto. Innanzitutto noi diciamo, sottolineiamo che oltre a giocare, là devi studiare, sì, giusto? soprattutto studiare. Se non studi non si gioca, è così. No. Quindi non è una cosa che, insomma, i ragazzi vengono formati. Poi avete un contatto diretto, mi dicevi prima, a microfoni spenti, anche con i ragazzi della prima squadra che si sono formati nel Novara e quindi sanno che cos'è il distacco e Sì, cercano di starvi vicino. soprattutto con. Cioè, non è che hanno 30 oppure più anni, hanno qualche anno più di noi, come Francesco Vicari o Jacopo Manconi, che sono anche in nazionale, che sono cresciuti nel settore giovanile del Novara e loro hanno fatto sacrifici come li faccio io e molti altri ragazzi che sono molto lontani da casa. L'allenatore è molto tattico e Sì, infatti vi sì. fa provare diversi schemi così Sì. già adesso. Tu sei un centrocampista avanzato, un sinistro, non è semplice essere sinistro quando si gioca a calcio e dovresti anche tirare in porta, ma per il momento hai ancora un po' di paura, mi dicevi. Sì, non ho quella sicurezza di fare il tiro da fuori aria, cioè diciamo, non ho la sicurezza. Con chi ti trovi meglio a giocare, col reparto avanzato o con quello arretrato? Con quell'avanzato. Quello avanzato, tunnel stretti, passaggi. Ogni tanto. Senti Francesco, quando insomma, hai capito, tu sei un adolescente, un ragazzo, insomma, quando hai capito la serietà di questa società, che cosa hai provato? Poi soprattutto quando la domenica dovete andare in campo. Una responsabilità seria, Sì, insomma, perché non è più un non gioco. è un campionato qualsiasi come farlo a Rotondi o con il Polisi. Lì ti vai a affrontare con molti ragazzi che hanno talento, molte persone che a volte hanno anche la possibilità di giocare in prima squadra oppure vanno in nazionale. È molto difficile. Però questo ti spinge a fare i sacrifici, a stare Sì. lontano da casa,
mamma e papà probabilmente, insomma, con tante preoccupazioni, immagino soprattutto la mamma, ti fa stare a 1000 chilometri lontani, sì. Ti vedi 4-5 volte l'anno, insomma, questo ti spinge, hai lasciato i tuoi amici, le tue ragazze magari qui di Rotondi. Sì, è stato molto difficile, soprattutto per un ragazzo del sud, ambientarsi a nord è molto difficile. Francesco, tu prima mi hai detto una cosa molto bella però, mi hai detto a me piace giocare, perciò lo faccio. Eh sì. È una cosa che secondo me non è più usuale, perché magari già i ragazzi delle tue età pensano ai soldi, pensano al successo, perché... invece a te piace giocare nel campo, è così? Sì, perché io ho visto moltissimi ragazzi che anche a 16-17 anni venivano pagati, perché loro pensavano solo a fare quello sport per i soldi e hanno finito di giocare. Cioè non avevano più il senso della parola il calcio, cioè per loro il calcio, tra parentesi, erano i soldi. Certo. Invece faccio il calcio per passione. Per passione. Ed è la prima cosa, perché la passione, insomma, ci aiuta a diventare uomini. Se uno riesce a fare il lavoro di cui è appassionato, penso che sia una delle persone, più fortunate del mondo. Francesco, per quanto riguarda invece il modo di vivere in questo centro Novarello, tu mi dicevi più o meno che funziona come una caserma, sveglia ad una certa ora, prepararsi, poi andare a scuola, poi tornare, mangiare, prepararsi ancora, allenamenti, studiare, insomma, non è una vita proprio semplice per un ragazzino della tua età. Sono sacrifici, cioè se vuoi fare quella vita bisogna fare quei sacrifici. Sono sacrifici ripagati quando scendi in campo, però. Sì. Quando scendi in campo è tutta un'altra cosa, perché ci sono moltissime persone che ti guardano, che ti sostengono anche da fuori al campo, pure sui tuoi amici sulla panchina. Se sbagli una cosa non è che ti aggrediscono subito, ma ti battono le mani e ti dicono vai, vai, ti sostengono molto. E l'allenatore invece com'è? Diciamo, come si chiama, mister? Mister Terni, Cristian Terni. Terni, invece il direttore sportivo, quello che insomma deve coordinare tutto? Mauro Borghetti. Senti, per quanto riguarda, diciamo, l'allenatore, è duro? Sì, è molto duro. Cioè, nel campo il mister è un'altra persona. Fuori dal campo siamo tutti amici, però nel campo tutti nemici. Bisogna essere seri. Bisogna essere seri. Francesco, mi dicevi che tu allora il prossimo campionato giocherai in primavera, sì. E avrai una ribalta ancora più importante, perché la primavera ti porterà a giocare contro Roma, Napoli, insomma squadre che abbiamo sempre sognato, diciamo. Sì, ho sempre sognato di giocare contro il Napoli, oppure contro la Juventus o contro la Roma. Sono orgoglioso di me. Francesco, e per quanto riguarda invece, diciamo, il sogno, in quale squadra vorresti giocare? Cioè, hai un sogno, una passione, immagino la nazionale, va bene. La nazionale è il primo obiettivo, giocare per la propria patria, però se tutto va bene io punto alla Juve. Allora Francesco, noi ti auguriamo, ti facciamo tanti tanti in bocca al lupo. Grazie. Speriamo. Crepi. Questa è la prima intervista di Francesco, è giustamente un po' emozionato. Noi speriamo che si ricordi di noi quando indosserà la maglia numero 10 della Juve, giusto? Tu sei un 10? No. Un 8? 7-8. 7-8. Quando indosserà la maglia della Juve, che si ricordi di noi, noi gli auguriamo tanta fortuna, ma poi soprattutto stiamo vedendo che è un ragazzo che viene formato per diventare un uomo, ed è questa la cosa più importante. Io ringrazio Francesco Dragone, ringrazio voi per essere stati in nostra compagnia e vi do l'appuntamento alla prossima volta. Grondaie su misura e ferramenta per lattoniere. Stinferro Cervinara. Telefono 0824 84 47 31.